You ass, come here, ass, fuck. Rosso di solito. E adesso simulerò una chiamata di una vecchia in treno e vi sembrerà di aver già sentito come un déjà vu questa cosa. Si parte. Pronto? Siamo partito? Sì. Da 5 minuti. Siamo partito? Sì. Ci viene a prendere Pino. Il marito di Tiziana, sì. Siamo partito! Non mi fare gridare che siamo... Ti ho lasciato la Filadelfia dentro il frigo. Sì, va. Sì! Siamo partiti! Stava alla galleria, scusa, sì! Beh! E quando arrivo in stazione, no, con questo frastuono, per sentirmi meglio cerco le persone che stanno peggio di me, li individuo subito. Di solito sono i militari dell'esercito che sono in stazione, no? Li avete notati? È stato fatto un decreto che si chiama Strade Sicure, in cui sono stati messi dei militari dell'esercito in punti strategici della città. E io li chiamo anche spaventapasseri armati. Voi avete mai sentito c'è stata una rapina in stazione, interviene l'esercito? Mai. L'arma più piccola che hanno è la bomba a mano. Cioè, tira la bomba a mano, ammazzano 20 persone e scappa il rapinatore. Quindi sono lì aspettando le persone che arrivano da giù per farsi i selfie, li vedete? Stanno così. Arrivano i papà, gli mettono i bambini in braccio, facciamoci un selfie, un bambino visto qua, 5 anni, ti già un pugnale, io ho un figlio di puttana questo qua. Ammazzare lo certo, l'ha visto tutti i film di Rambo questo, eh? Di solito sono sempre due, chiaramente del sud, e io mi immedesimo nel loro panni e dico, voi sapete come si diventa militari? C'è una sorta di vocazione, c'è una voce dall'interno che ti chiama, come per i preti. Arriva questa voce e ti dice, Franco, sei di Manduria, hai 25 anni, hai lasciato le scuole in terzo superiore, non ti resta che arruolarti, carabiniere come tuo zio o militare, ma se vai nell'esercito puoi guidare il carro armato che ti piace tanto. E partono un anno in queste caserme per fare la ferma breve, per fare questo addestramento, un anno tosto, dove imparano a strisciare nella fanghiglia, il passo del giaguaro, a sparare col mortaio, no? C'è questa voce che li carica, no? Sei un puma? Sono un puma! Sei un giaguaro? Sono un giaguaro! Tutto ripetono, tutto. E dopo un anno di addestramento sperano di andare in Afghanistan e si ritrovano a Corduzio. Con questo fucile mitragliatore che è un ARX 160, spara 300 proiettili al minuto che ormai utilizzano solo per dare informazioni, non viene mai utilizzato. Trovate, stanno lì, arriva la signora da giù. Buonasera. Mi dica, signora, cercavo il Carrefour? Di là. Dove? Di là. Non ci vedo bene. Allora, signor, 5 gradi nord, 150 passi in avanti, vede? E non ci vedo bene, mi puoi aiutare che non sono di qua? Sono venuto da giù, cerco a mio cognato Pino. Va bene, signora. Allora, guardi qua nel mirino, vede, signora? Ci vedo. Ecco, vede, questo è il bambino, la testa del bambino, vede, spariamo. No, ecco. Questo è il Carrefour, vede? Sì, ci vedo, ecco. Come ha fatto suo cognato? È quello con le crocs gialle, ecco. Le faccio una X, va bene? Tu-tu-tu-tu-tum. È stato un piacere, signora. Me ne vado. Ho finito il mio compito. Buonasera a tutti.